Buongiorno a tutti e benvenuti al seminario organizzato da Kyoto Club nell'ambito del progetto CNC, per una CAP a emissioni zero. Il seminario di questa mattina vede la partecipazione vostra, degli studenti di Università del Molise, che ringraziamo molto, e dei relatori Eugenio Barchiesi di Kyoto Club, che è il coordinatore delle nostre attività internazionali. Roberto Calabresi, che è il coordinatore del gruppo di lavoro Agricoltura e Foreste di Kyoto Club, e il professore Arturo Albino, che è qui collegato con noi in video. Buongiorno, professore. Il professor Belligiano, che ringrazio moltissimo per la collaborazione, per l'organizzazione per questo seminario e il coinvolgimento anche dei docenti che interverranno oggi. Nella seconda parte della mattinata interverrà la professoressa Di Iorio, sempre dell'Università del Molise. Poi abbiamo anche l'intervento di Danilo Marandola del CREA dell'Università del Molise e la dottoressa Caterina Palombo che ci porterà la testimonianza dell'associazione Intramontes. Allora, adesso prima di lasciare la parola intanto al professor Belligiano per i saluti e una breve introduzione sugli argomenti che tratteremo oggi, e successivamente anche a Eugenio che vi parlerà insomma della politica agricola comune con un focus specifico sui cambiamenti climatici e sulla resilienza, che sono poi i temi che tratta la nostra associazione Kyoto Club, volevo appunto dirvi due parole su chi siamo. Allora, Kyoto Club è un'organizzazione no profit che è stata fondata nel febbraio del 1999. Siamo costituiti da imprese, enti locali e associazioni, tutti impegnati nel raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra, che sono stati assunti prima con il protocollo di Kyoto e da qui il nostro nome, successivamente anche con le decisioni a livello europeo e con l'accordo di Parigi del dicembre del 2015, durante la COP appunto del 2015. Noi come associazione ci impegniamo molto a promuovere iniziative di sensibilizzazione e formazione nei campi dell'efficienza energetica, utilizzo delle fonti rinnovabili, riduzione e gestione dei rifiuti in modo corretto, quindi economia circolare, agricoltura, che è appunto il tema anche del progetto che vi illustrerà anche un po' anche Eugenio oggi, e mobilità sostenibili. Per diciamo, svolgere queste attività abbiamo anche dei gruppi di lavoro specifici su questi temi. In qualità di interlocutore di decisori pubblici nazionali ed europei facciamo parte di diverse reti e associazioni a livello europeo, appunto, e cerchiamo di stimolare proposte e politiche di intervento che sono mirate appunto con vari position papers nel settore energetico ambientale. Kyoto Club svolge questa attività puntando su alcune strategie chiave, quindi riduzione di gas climalteranti, un confronto fra le istituzioni e il sistema delle imprese che poi è formato dai nostri associati. Come vi dicevo, siamo una rete, anche facciamo parte di varie reti sia a livello insomma, soprattutto europeo, facciamo parte del Consiglio di amministrazione dell'ECE, la European Council of Energy Efficiency Economy, e delle UASE, che è un'altra associazione molto importante a livello europeo che ha sede a Bruxelles. Abbiamo anche come statuto di osservatore della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici dell'ONU. Grazie mille, adesso lascio la parola al professor Belligiano. Buongiorno, buongiorno a tutti. Saluto gli studenti del secondo anno di Scienze e Tecnologie Agrarie e Forestali che insieme al professor Alvino svolgeranno la propria lezione della data odierna attraverso questo seminario, questo webinar, si chiamano ormai così, che ha per titolo Per una PAC ad emissioni zero, no? Il Kyoto Club ci ha gentilmente proposto questa opportunità che abbiamo ovviamente accolto con grande, grandissimo interesse. Fra l'altro, questo seminario è incluso nel ciclo dei seminari di orientamento e motivazionali dei corsi di laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie e Forestali.
Quindi, come dire, il webinar ha una funzione anche di carattere didattico, cioè stiamo svolgendo esattamente una lezione in una modalità seminariale, avremo diversi interventi, gli interventi non saranno soltanto il mio che sarà puramente di apertura, e quello del professor Alvino che invece è molto più strutturato, in qualche modo è riconducibile proprio ad un pezzo delle sue lezioni, mentre per quanto riguarda le mie lezioni, considerato che questi argomenti sono collocati nella parte finale del programma, vi invito già da ora a conservare gelosamente anche il link in maniera tale da poterne avere memoria anche durante la fase di preparazione all'esame. Quindi tra i materiali del corso ci sarà anche questo webinar. Devo ringraziare la dottoressa Taliento perché la cura e la pazienza dell'organizzazione, devo dire, che soprattutto ha perdonato la mia distrazione, soprattutto una mia partecipazione sempre a corrente alternata per l'effetto, come dire, della sovrapposizione di diversi impegni. Quindi questo per quanto riguarda l'aspetto generale, saluto ovviamente tutti gli altri colleghi relatori del webinar. Dunque, allora, in questo webinar si parla di PAC, si parla di politica agricola comunitaria. Il primo aspetto che, beh, considerato che il mio intervento ha per titolo proprio la dimensione ecologica della politica agricola comunitaria, la prima cosa che intendo porre in evidenza che non c'è sempre stata una dimensione ecologica nella politica agricola comunitaria, no? Che ha rappresentato la prima politica, fra l'altro, di questa istituzione sovranazionale che inizialmente era composta soltanto da un piccolo club di 6 paesi e poi via via si è estesa fino a diventare di 28 paesi e in qualche modo coinvolge quasi interamente il continente europeo, sebbene no, recentemente un po' messa in discussione dalla questione della Brexit. Dicevo, non ha sempre avuto una dimensione ecologica, anzi, tutt'altro, cioè nella prima fase la politica agricola comunitaria andava esattamente nella direzione, potremmo dire, citando il poeta, ostinata e contraria, cioè andava in una direzione di intensivizzazione, anche perché l'obiettivo della PAC era quello di accrescere la produttività delle risorse agricole. E quindi, in buona sostanza, nei primi decenni di implementazione di questa policy c'è stato, al contrario, rispetto a quella che è la dimensione, la sensibilità della PAC sui temi ecologici, una fortissima azione di intensivizzazione dei processi produttivi. Negli anni 70, negli anni 80, tutte le politiche erano rivolte soprattutto all'aumento della produttività e la produttività aumentava soprattutto cercando di sfruttare al massimo le risorse a disposizione. Queste risorse erano rappresentate o avevano come punto di vincolo, come dire, collo di bottiglia, soprattutto le superfici disponibili. Quindi per aumentare la produttività della superficie, l'unica possibilità era quella di specializzare al massimo l'attività produttiva, intensivizzare attraverso l'utilizzazione, per esempio, dei mezzi chimici, no? Che rappresentano una delle dimensioni maggiormente messe all'indice. Quindi tra l'inizio degli anni 60 e la metà degli anni 80, in buona sostanza, la PAC è stata una politica di intervento che ha determinato quell'attenzione che chiameremo più avanti, lo dico agli studenti, in particolare del secondo anno, esternalità negative, cioè l'agricoltura come un componente, diciamo, del sistema economico fortemente impattante dal punto di vista ecologico, fortemente inquinante. C'è un momento di passaggio, un momento di rimente che arriva alla fine degli anni Ottanta, cioè l'intensivizzazione, soprattutto ovviamente ne parlo con una prospettiva di carattere economico, ha determinato un problema soprattutto di mercato, perché questa intensivizzazione degli ordinamenti produttivi era legato ad una sorta di doping del mercato, no? Che voi conoscete come
azione del prezzo minimo. Il prezzo minimo determina eccedenze produttive, quindi produce un disallineamento tra quella che è la domanda del mercato e quella che è l'offerta, proprio perché in qualche modo gli agricoltori erano premiati attraverso un meccanismo piuttosto articolato e scarsamente sostenibile anche dal punto di vista economico e sociale. Dal punto di vista economico, perché evidentemente creava un impegno economico e finanziario molto molto elevato e non sostenibile nel tempo. E dal punto di vista sociale, perché in qualche modo generava un eccesso di un'altra risorsa che non era il collo di bottiglia, che era rappresentato soprattutto dalla manodopera. Tutto questo era un processo che evidentemente è un contesto molto più grande di industrializzazione che portava ad un processo di esodo rurale, quindi in buona sostanza le superfici meno produttive, più marginali, venivano abbandonate in favore evidentemente delle superfici maggiormente produttive, no? Dove era possibile generare una maggiore redditività. E tutto questo ha determinato per moltissimo tempo quel processo di esodo, quel processo di spopolamento che oggi conosciamo come questione rurale. Da cui deriva anche una componente importante della PAC contemporanea, della politica agricola contemporanea, che conosciamo anche come secondo pilastro, cioè una politica rivolta allo sviluppo rurale. E all'interno di questo aspetto, cioè l'assenza dell'uomo sul territorio, l'abbandono della campagna, che evidentemente fa emergere un tema importantissimo, che è quello della sensibilità ecologica, la dimensione ecologica della PAC. Contemporaneamente, però, esiste anche Rio Summit, no? Dove in qualche modo si comincia a concretizzare il tema della sostenibilità ambientale, dell'economia in generale e dell'agricoltura in particolare. Tuttavia, si riconosce in quel caso una capacità dell'agricoltura di avere un ruolo positivo purché abbia determinate caratteristiche. Quindi, in qualche modo emerge quell'aspetto che è noto come multifunzionalità dell'agricoltura, la multifunzionalità che molti confondono con la pluriattività dell'agricoltura. Ha invece un significato puramente ecologico, perché in buona sostanza riconosce all'agricoltura, ad un certo tipo di agricoltura, la possibilità di essere produttrice di esternalità positive, che possiamo declinare nella forma del presidio del territorio, perché evidentemente l'abbandono produce, lo sentiremo successivamente anche per gli effetti dell'impatto sul suolo, dissesto, per esempio, idrogeologico, produce conservazione di saperi taciti e quindi la possibilità di mantenere una determinata coesione sociale che ha a che fare appunto con questa dimensione. Insomma, complessivamente l'OCSE ha definito la multifunzionalità come la capacità, la multifunzionalità dell'agricoltura come la capacità della stessa di produrre non commodity output, ovvero beni o servizi che sono congiunti alla produzione stessa dell'agricoltura e che hanno una dimensione sociale, un ruolo sociale particolarmente elevato. E tra questi sicuramente possiamo considerare l'aspetto ecologico. Però non tutta l'agricoltura evidentemente ha questa capacità di essere multifunzionale, no? Quindi il tema della multifunzionalità che emerge in maniera significativa, anzi che viene introdotta in maniera significativa nelle politiche agricole comunitarie, è piuttosto recente. Chiaramente la mia prospettiva è diversa dalla vostra, no? Perché è più o meno coeva alla vostra data di nascita, cioè arriva intorno all'inizio del nuovo millennio. Perché all'inizio del nuovo millennio, dopo una serie di trasformazioni che già avevano significativamente modificato l'agricoltura, con l'introduzione, per esempio, dell'agricoltura biologica, del riconoscimento dell'agricoltura biologica, di una certificazione biologica da parte dell'Unione Europea, oppure l'introduzione della cosiddetta agricoltura integrata, cioè di modelli, di forme di organizzazione dell'attività produttiva che fossero scarsamente impattanti. Però è soprattutto con la programmazione 2000-2006 della politica agricola comunitaria, quindi
si torna indietro di tre programmazioni rispetto a quella attuale, che si ha, come dire, proprio una declinazione esplicita che in qualche modo si traduce in ecocondizionalità, per esempio, che rappresenta la modalità con cui le aziende agricole ricevono degli aiuti, dei sussidi, dei pagamenti unici aziendali, cioè una forma di integrazione del reddito, perché è in questo modo che si trasforma la politica agricola comunitaria nel corso del tempo, no? Dal 58 in buona sostanza del secolo scorso fino all'inizio del nuovo millennio, in particolare nella midterm review, quella che in qualche modo trasforma ed introduce questa dimensione, cioè le separa completamente. Si chiama disaccoppiamento questo processo, la politica che interviene sui redditi agricoli ed interviene, attenzione però, in ragione della capacità dell'agricoltura di fornire quei beni e servizi congiunti, no? Quei non commodity output, e in qualche modo lo stabilisce anche secondo criteri più o meno rigidi che rappresentano appunto la dimensione della ecocondizionalità, cioè stabilisce un riconoscimento esplicito di una funzione sociale dell'agricoltura e, riconoscendola però, impone a chi svolge questa attività e riceve questo beneficio, come dire, di sussidio di carattere pubblico, alcune condizioni che sono le cosiddette buone pratiche agronomiche e ambientali. Quindi c'è un esplicito riferimento all'ambiente. Contemporaneamente, in questo periodo, e per effetto di una serie di situazioni che erano avvenute a partire dall'88 con la comunicazione storica della Commissione al Consiglio, che sono le due istituzioni europee più importanti, no? Che sono di governo intorno a quello che era il futuro del mondo rurale. Quindi già negli anni 80 del secolo scorso c'era questa percezione che la politica agricola comunitaria doveva fare altro, non poteva andare avanti così come stava andando, soprattutto per le ragioni ambientali. E poi la dichiarazione di Cork, che in qualche modo stabilisce, no, anche quello nel 96, un momento dirimente, perché definisce l'importanza di una politica per lo sviluppo rurale, la nascita nei primi anni 90 dell'approccio leader, cioè di un approccio dal basso, cioè riconoscimento evidentemente della differenza dei bisogni dei territori, che porta evidentemente all'autodeterminazione da parte dei territori della traiettoria dello sviluppo, che diventa sviluppo economico ma che nel contempo diventa sviluppo sociale e in qualche modo capace di, poiché è fondato sulle risorse proprie dei territori, anche capace di conservare le risorse disponibili e quindi evidentemente sostenibile per definizione. E quindi in buona sostanza c'è questa trasformazione che diventa sostanza. In modo particolare va citato più recentemente l'asse strategico 2 della politica di sviluppo rurale del periodo 2007-2013, del miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale, nell'ambito del quale vanno a collocarsi tutte le attività e vengono finanziate tutte le attività che in qualche modo hanno approcci ecologicamente sostenibili, tra questi appunto l'agricoltura biologica, che abbiamo già citato e che approfondiremo successivamente con il prossimo intervento, la dimensione del paesaggio, che in qualche modo interessa in modo particolare, no, i nostri studenti che seguono l'indirizzo di carattere forestale, no? Dove la dimensione ambientale, la dimensione paesaggistica è non solo attenzione visivo-percettiva, ma anche in termini di capacità di tutela della biodiversità, rappresenta probabilmente un aspetto assolutamente importante, fino ad arrivare alla politica che stiamo, politica agricola comunitaria, che nel secondo pilastro, cioè lo sviluppo rurale, che stiamo vivendo adesso e che vede due delle sei priorità fortemente orientate al tema ecologico. Quindi vedete questa trasformazione, questa sorta di metamorfosi, di una sorta di mostro ecologico, che era la PAC dell'avvio,
perché aveva una finalità esplicita, che era quella dell'assicurazione dell'autosufficienza alimentare, quindi doveva intensificare l'approccio produttivo rispetto invece ad una situazione che va nella direzione esattamente opposta e trova il valore esattamente nell'approccio ecologico. In particolare richiamo la priorità 4, che la leggo esplicitamente, riguarda la preservazione, il ripristino e la valorizzazione degli ecosistemi, quindi in buona sostanza la PAC è dichiaratamente orientata ai processi che in qualche modo siano in grado di tutelare gli ecosistemi, e la priorità 5, che è quella di incentivare l'uso efficiente delle risorse, il paesaggio, a un'economia, come diceva la dottoressa Taliento poco prima nella fase di apertura, a basse emissioni di anidride carbonica. Ed in questo modo arriviamo al titolo del webinar di oggi, no? Che è quello della PAC, per una PAC, si dice, ad emissioni zero. Perché è molto importante questo webinar per voi in questo momento? Perché stiamo esattamente nella fase di transizione, cioè nell'avvio, con un certo ritardo giustificato anche dalla pandemia, no? Dal problema Covid, in una nuova fase di programmazione. E l'azione del Kyoto Club, così come l'azione che in genere ha l'opinione pubblica, può in qualche modo orientare o modificare quelli che saranno gli esiti di una programmazione che a partire dal 2021 caratterizzerà l'intervento sulle aziende agricole fino al 2027. Se facciamo un attimino i conti, voi state al secondo anno, dovreste laurearvi nel 2022. E se tutto va bene, nel 2024 sarete già, come dire, degli agronomi formati. Quindi, in qualche modo, ciò che vi verrà presentato in questo webinar rappresenterà, in qualche modo, una previsione di quello che sarà il futuro contesto, il vostro futuro contesto professionale. Vi ringrazio e invito la dottoressa Taliento a riprendere la parte di moderatrice e a far seguire il programma concordato. Grazie ancora. Grazie, grazie professore per questo focus e questa introduzione molto dettagliata su questi aspetti e sulla dimensione ecologica, insomma, in agricoltura e della PAC, che poi insomma sarà approfondita adesso dai relatori, e ne parlerà, Eugenio Barchesi. Quindi io lascio la parola a lui per rientrare nei tempi, insomma, buon proseguimento. Grazie Clementina, grazie al professor Belligiano per l'introduzione. Io lo ringrazio particolarmente perché vi ha, tra virgolette, diciamo, spoilerato una parte della mia presentazione, che mi fa molto molto piacere, lo dico in senso buono, perché almeno la parte sulla politica agricola comune la presenterò in maniera un po' più rapida, e lui ha già fatto gli approfondimenti molto molto interessanti e sicuramente in maniera più competente di quella che avrei potuto fare io, che invece magari mi concentrerò di più sui cambiamenti climatici e su quella che sarà la pro il prossimo periodo di programmazione. Io sono Eugenio Barchesi, coordinatore delle attività internazionali, quindi riferimento a una presentazione che vi ha fatto Clementina prima della nostra associazione. Mi occupo principalmente dell'attività dei progetti UE, in particolare in questo caso del progetto CNCNC, cioè di Climate Neutral Cap in inglese, che noi abbiamo tradotto per una PAC e emissioni zero. Vi farò una presentazione, appunto, dando un minimo di contesto del seminario di oggi, cioè cos'è questo progetto CNC, poi che cos'è la PAC. Magari vediamo un po' più rapidamente, anche alla luce di quanto vi ha già ottimamente spiegato il professor Belligiano nel suo intervento iniziale, qualcosa sulla PAC del futuro e un approfondimento sui cambiamenti. Perché nasce questo progetto CNC? Allora, il progetto CNC innanzitutto è cofinanziato direttamente dalla Direzione Generale Agricoltura della Commissione Europea, nell'ambito di un programma in CAP, che appunto cofinanzia azioni di informazione in merito alla politica di agricoltura. Per quanto riguarda questo
Il progetto con questo riferimento è la prossima periodo di programmazione, quindi quello oltre il 2020, per la politica agricola comune, quindi quello che avrebbe dovuto essere 2021-2027, con appunto concentrandoci su resilienza climatica e la protezione del suolo. Allora, in fase di scrittura della proposta noi abbiamo rilevato alcuni bisogni emergenti del settore agricolo, ossia il primo è che i cittadini europei anche italiani non sono informati in genere sulle questioni legate alla politica agricola. Il lungo lasso temporale che passa da lo studio, la pubblicazione di teorie innovative e innovazioni metodologiche e tecnologiche da applicare in agricoltura, nel settore agricolo, e dalla loro applicazione pratica su scala rilevante, diciamo. In media c'è un periodo che va appunto intorno ai 20 anni, che è chiaramente troppo lenta e insufficiente per poter avere un'agricoltura più sostenibile e competitiva. Io nella presentazione vi lascio sempre anche le fonti, di modo che per chi volesse andare a approfondire, trovare tutto sulla presentazione che, come diceva Clementina, messa a disposizione nei prossimi giorni sul nostro sito. Altro bisogno emergente è la necessità di ridurre al minimo la disinformazione, ovviamente è un periodo in cui si parla molto di fake news, ma non riguarda solamente questo tema. In particolare è vulgata comune che sia impossibile praticamente essere beneficiari della PAC, quindi ricevere fondi, e per cui molto spesso le persone non neanche si mettono a scrivere una proposta eventuale perché pensano che sarebbe una perdita di tempo. E poi diciamo sì, altro errore che è comune, che si pensa che per produrre un prodotto biologico sia sufficiente non utilizzare pesticidi. Allora, probabilmente il pubblico di oggi, voi gli studenti della facoltà di agraria, questa cosa la sapete già, però diciamo che parlando del pubblico in generale, quindi di cittadini che vanno al supermercato, spesso sugli scaffali si trovano dei prodotti che vengono venduti come bio senza essere accompagnati da relative etichette biologiche. Altro bisogno che abbiamo rilevato è la necessità di aumentare il livello di consapevolezza dei giovani, specialmente delle aree urbane che magari sono toccate dal tema agricolo, sul rapporto tra politica agricola comune, resilienza climatica e la promozione di posti di vita. Quindi l'obiettivo generale del progetto è contribuire ad accrescere il livello di informazione sui vantaggi della politica agricola comune, sia in ambito sociale, economico ed ambientale. Quindi diciamo, per quanto riguarda il sociale e l'ambientale, si parla di quelle esternalità positive, quelle di cui appunto vi parlava prima il professor Belligiano, quindi dei vantaggi che vanno oltre la mera produzione di cibo e di ritorno economico. Obiettivi specifici: accelerare i tempi di recepimento delle misure della politica comune, quindi coinvolgendo i cittadini, i rappresentanti politici e delle associazioni di categoria del settore agricolo, per cui tutti i vari attori che concorrono poi all'implementazione delle misure, sensibilizzare gli studenti delle aree urbane, come dicevo prima, sui temi della PAC, gli approfondimenti sul biologico, sviluppo sostenibile, resilienza climatica e ultimo, ma non ultimo per importanza, la protezione del suolo, di cui parlerà poi il collega Roberto, e aumentare la consapevolezza degli stakeholder, appunto i cosiddetti portatori di interessi del settore agroalimentare, in merito alle misure che ci sono per l'agricoltura biologica e per lo sviluppo sostenibile. Quali sono le azioni del progetto? Allora, a parte la conferenza di lancio, io adesso vi apro la pagina del progetto, così vi faccio vedere il sito dove trovarlo. Qui dal nostro sito è molto semplice, vi vado rapidamente sulla home page, vi faccio vedere. Allora, se voi andate su progetti e iniziative, lo trovate subito qui sulla destra, e sulla pagina del progetto trovate tutti i materiali, tutti gli eventi, tutto ciò che è stato fatto a disposizione, ovviamente gratis. In particolare vi faccio vedere la pagina dei webinar, un ciclo di 20 webinar che noi abbiamo completato già. Sono partiti da ottobre scorso,
Sono webinar di circa 45 minuti l'uno e voi potete trovare sia la video registrazione con un collegamento a un link di YouTube, sia le presentazioni, i materiali che sono stati condivisi. Trovate ad esempio il webinar dell'altro di oggi, Danilo Parandola. Saluto, poi avremo il piacere di averlo con noi. E comunque sono 20 webinar, come vi dicevo, che trovate tutti qui. Ritornando alla presentazione, uno show cooking workshop, che è diciamo un seminario rivolto a giovani imprenditori, specialmente appunto per il settore enogastronomico. Abbiamo deciso per questo format un po' meno convenzionale, per cui uno chef farà un approfondimento sulle proprietà degli ingredienti biologici che userà per l'applicazione di pasto. I seminari, un'attività nella quale si inserisce la giornata di oggi, quindi appunto seminari online degli istituti agrari e nelle facoltà agrarie, uno per ogni regione italiana, speriamo di riuscirci. Altra cosa, quello che ci interessa anche nel caso, quindi la lasceremo anche oggi un momento di dibattito per gli interventi da parte degli studenti, perché ci interessa anche raccogliere delle proposte per il prossimo futuro, per la prossima programmazione, da presentare poi alla Commissione in una conferenza finale che faremo presso il Parlamento europeo. Noi speriamo di fare in presenza, quindi confidiamo nella campagna vaccinale, vediamo cosa succederà comunque, in cui appunto presenteremo i risultati e le proposte che abbiamo raccolto durante le nostre attività per questo progetto. Adesso che la parte, diciamo, introduttiva sulla politica agricola comune, molto vi ha già detto il professor Belligiano, quindi io intanto vi segnalo il link al sito della Commissione dove trovate tutti gli approfondimenti e le spiegazioni sui vari, appunto, sulle varie, sulla storia, sui vari periodi e sui vari obiettivi della politica. Io mi limito a dirvi che, allora, innanzitutto è una politica che è gestita a livello centrale dall'Unione Europea, quindi è finanziata con risorse del bilancio dell'Unione. Qui vi ha già detto molto il professor Belligiano, appunto è creata dal 1962, quindi in un periodo in cui l'economia europea era in grande espansione, per cui l'obiettivo iniziale, come diceva il professore, era migliorare la produttività agricola per avere un approvvigionamento stabile di alimenti a prezzi accessibili. Successivamente gli obiettivi chiaramente sono stati integrati, sono stati aumentati e è comparso appunto tutelare gli agricoltori dell'Unione Europea affinché possano avere un tenore di vita ragionevole, aiutarli ad affrontare i cambiamenti climatici e la gestione sostenibile delle risorse naturali, preservare zone e paesaggi rurali in tutta l'UE e il supporto all'occupazione, all'economia rurale, all'occupazione del settore agricolo e di tutto appunto la filiera agroalimentare. Come si concretizza? Diciamo, ci sono ancora alcune specificità del settore agricolo che, secondo l'Unione Europea, giustificano l'allocazione di risorse importante che viene portata avanti a livello di bilancio. Si parla appunto del 39% circa del bilancio UE allocato agricolo comune nell'ultimo periodo di programmazione, quello che si è terminato. Allora, quali sono queste specificità? Innanzitutto il reddito degli agricoltori continua ad essere inferiore in media di circa il 40% rispetto ai redditi degli altri settori. Sicuramente l'agricoltura dipende di più dal clima e dalle condizioni meteorologiche rispetto ad altri settori sempre. E poi l'intervallo di tempo tra la domanda, tra le variazioni della domanda e la capacità degli agricoltori di soddisfarla, quindi i tempi di risposta alle variazioni della domanda, che sono inevitabilmente, diciamo, hanno un intervallo di tempo che è difficilmente comprimibile. Per cui, diciamo, i tempi di risposta alle fluttuazioni del mercato sono difficilmente riducibili. Quindi, di nuovo, rispetto a quello che vi diceva prima il professore, cosa chiede l'Unione Europea adesso ai propri agricoltori, a coloro che sono impegnati nel settore dell'agroalimentare? Pur essendo efficaci sotto il profilo dei costi, gli viene chiesto di operare in modo sostenibile e rispettoso dell'ambiente,
e in più di mantenere i suoli e la biodiversità. Quindi capite che la funzione dell'agricoltore è cambiata notevolmente rispetto a quando è iniziata, diciamo. Come interviene la PAC? Allora, fornendo sostegno diretto al reddito per gli agricoltori, per coloro appunto che applicano l'agricoltura rispettosa dell'ambiente e le non commodities output di cui parlava prima il professor Belligiano, ossia fornitura di beni pubblici normalmente non pagati dai mercati, come può essere la cura dello spazio rurale, adottando misure di mercato per far fronte appunto a congiunture difficili e le fluttuazioni di cui parlavo prima, e mettendo in atto misure di sviluppo rurale con programmi nazionali e regionali che nel nostro paese sono gestiti a livello regionale tramite i cosiddetti PSR. Nel 2019 il sostegno dell'UE agli agricoltori è ammontato a circa 59 miliardi di euro. Io qui vi ho lasciato un grafico a torta che mi mostra la distribuzione. Come vedete, la maggior parte è sostegno diretto al reddito e appunto i finanziamenti per i piani per lo sviluppo rurale che è gestito a livello nazionale. Le misure di mercato vengono finanziate in maniera minore. Andando avanti, come è finanziata la PAC? Come vi dicevo, è finanziata a livello centrale dal bilancio dell'UE, quindi c'è il Fondo Europeo Agricolo di Garanzia, il cosiddetto FEAGA, che copre il sostegno diretto e le misure di sostegno del mercato, mentre il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, FEASR, che invece finanzia lo sviluppo rurale, quindi quei pagamenti che sono gestiti a livello nazionale da ciascuno Stato membro. Qui alcuni vantaggi della PAC, questo diciamo sempre secondo il sito dell'Unione della Commissione Europea, poi appunto possiamo aprire un dibattito se questi siano effettivamente vantaggi della politica comune oppure no. Comunque chiaramente rimane quello del produrre alimenti, io qui vi lascio qualche numero, ci sono circa 10 milioni di aziende agricole nell'Unione Europea, 22 milioni di persone che lavorano nel settore, parliamo solo delle aziende agricolo perché per la filiera dell'agroalimentare abbiamo altri numeri che poi dopo mostrerò. L'UE poi è uno dei principali produttori agroalimentari a livello globale ed è un esportatore netto, quindi diciamo c'è anche il ruolo dell'UE nel garantire la sicurezza alimentare non solo interna ma anche a livello globale. Il sostegno allo sviluppo delle comunità rurali, quindi oltre al settore agricolo, quindi la produzione di cibo, anche, anche appunto i settori a monte e a valle, quindi appunto macchine, edifici, carburante, concimi, cure sanitarie per gli animali, quindi questi settori a monte e invece i settori a valle possono essere ad esempio preparazione, trasformazione, imballaggio, trasporto, vendita al dettaglio. Quindi diciamo per quanto riguarda il settore, la filiera agroalimentare nel suo complesso, abbiamo quasi 40 milioni di posti di lavoro, il che va a giustificare ancora di più, diciamo, la fetta importante di bilancio che viene destinata alla politica di lavoro. Vi faccio uno degli esempi, appunto, delle priorità di cui parlava prima anche il professore, della PAC dell'ultimo periodo di programmazione. Una delle priorità è stata fornire le tecnologie ad alta velocità, per cui diciamo rendere possibile un facile accesso alle informazioni riguardanti le questioni agricole. Questo è collegato anche a quel lungo lasso di tempo di cui parlavo prima tra la teoria e l'applicazione pratica delle innovazioni nel settore dell'agricoltura. E quindi diciamo appunto una delle priorità è stata fornire internet ad alta velocità e infrastrutture migliori a circa 18 milioni di cittadini che vivono rurali. Quindi cosa viene chiesto? Appunto la duplice sfida di produrre alimenti e contemporaneamente proteggere la natura e salvaguardare la biodiversità. Sono andato avanti rapidamente, adesso vediamo quello che dovrebbe essere il prossimo periodo di programmazione. Quindi come vi diceva il professore, sono ancora in corso, diciamo, ancora in corso la definizione della prossima politica agricola comune. Questo è quello che al momento abbiamo in merito alla riforma della PAC. Ci sono 9 obiettivi, quindi da 6 di cui parlava prima il professore sono diventati 9. Come diceva lui, nel periodo attuale
ce n'erano, diciamo, due priorità a tema ecologico. Come vedete, in questo caso ne abbiamo tre, cioè contrastare i cambiamenti climatici, tutelare l'ambiente, conservare i paesaggi e la biodiversità, e poi diciamo ce n'è uno che interessa particolarmente il pubblico di oggi, cioè lo studente, ossia sostenere il ricambio generazionale, che compariva anche nelle precedenti edizioni, diciamo così, rivitalizzare le aree rurali, che è anche collegato, può essere collegato comunque anche a obiettivi ambientali. Qui vi lascio un po' in questa slide il funzionamento a livello di meccanismo di, appunto, di definizione della politica, della prossima politica comune. Diciamo, come vi diceva il professore, c'è stato un ritardo nella definizione, per cui siamo ancora nella fase, appunto, del trilogo tra Commissione Europea, Consiglio Europeo, Parlamento Europeo, per arrivare poi alla versione definitiva della politica agricola comune, che dovrebbe partire dal 2023. Rispetto alla precedente vi segnalo alcune cose, quindi ad esempio più incentivi per gli agricoltori che vanno oltre gli obiettivi minimi, maggiori penalizzazioni per il mercato mancato raggiungimento, questo porterà appunto a quello che dovrebbe essere un nuovo sistema di monitoraggio. I singoli stati membri saranno chiamati a sviluppare un piano strategico che sarà poi soggetto ad approvazione e monitoraggio della Commissione. Questo è in linea con quanto avviene anche per le altre strategie, diciamo, più onnicomprensive per l'Unione Europea, come può essere il Green Deal, ad esempio, di cui parleremo. E in ogni caso, appunto, qui vi lascio il link al sito della Commissione, dove trovate tutti gli approfondimenti. Poi per qualsiasi domanda, se io e gli altri relatori magari diranno alcuni temi, siamo a disposizione. Io qui vi faccio un rapido excursus a livello politico, diciamo, proprio. Quindi la riforma della PAC è stata approvata lo scorso ottobre dal Parlamento europeo. Quindi diciamo questo è il primo step, perché poi appunto c'è il trilogo, cioè deve passare per il Consiglio e per la Commissione. E la posizione approvata è stata frutto dell'alleanza tra i tre principali gruppi di maggioranza, secondo i quali questa nuova PAC è già allineata al Green Deal europeo e agli impegni presi dall'UE nell'ambito dell'accordo di Parigi sul clima, che è stato sottoscritto nel dicembre 2015, come diceva Clementina prima, ed è entrato in vigore a fine 2016 per quanto riguarda l'UE. Anche qui vi lascio un link a un articolo della lista online LifeGate, in cui ci sono un approfondimento su cosa sarà la prossima riforma. Diciamo che una minoranza del Parlamento UE, segnatamente il gruppo dei Verdi, che poi è portatore più o meno delle istanze del movimento ambientalista, di cui noi facciamo parte a livello nazionale e europeo, che visto che siamo in diversi network anche a livello UE, al contrario, l'attuale versione del testo della riforma della PAC non ha posto l'attenzione necessaria sul ruolo che dovrebbe avere il settore agricolo rispetto sia ai cambiamenti climatici che alla tutela dell'ambiente e della salute. In particolare non è stata inclusa per il momento la strategia sulla biodiversità 2030 e la strategia farm to fork, che diciamo si può tradurre dal produttore al consumatore, o al consumatore non letteralmente, per cui diciamo andrebbe sottolineata maggiormente la connessione tra il settore agricolo e gli impegni per la sostenibilità. Di cosa stiamo parlando? Allora, il Green Deal a livello UE diciamo è stato ufficializzato dalla Commissione a fine 2019 e ha degli obiettivi ben precisi, degli impegni vincolanti che la Commissione si è presa, ossia raggiungere la neutralità climatica al 2050, quindi emissioni zero al 2050, quello di cui parliamo oggi, per una PAC emissioni zero, è riferito appunto a questo obiettivo a medio termine ormai dell'Unione Europea, perché anche più a lungo termine. Chiaramente proteggere la vita umana, degli animali e delle piante, quindi ridurre sensibilmente l'inquinamento, supportare le aziende UE nel diventare leader mondiali in prodotti e tecnologie cosiddette pulite, quindi non inquinanti e non
emissive di gas serra, e poi diciamo appunto ad assicurare una transizione, quindi questo periodo di transizione verso le emissioni zero. Noi abbiamo il Ministero della Transizione Ecologica, quindi questo è quello a cui si riferisce, una transizione quindi giusta ed inclusiva, cioè senza lasciare indietro le fasce sociali più deboli. Andare a considerare termini più, diciamo, più breve termine, l'obiettivo è ridurre le emissioni climalteranti di almeno il 55% al 2030, quindi tra 10 anni, 55% rispetto al livello degli anni 90, per cui diciamo che se gli obiettivi delle precedenti strategie, cioè la famosa strategia 2020, era appunto il meno 20% delle emissioni, qui parliamo di un meno 35% in più rispetto a quello che andava fatto entro l'anno scorso, quindi un altro 35% in 10 anni. Poi, come sapete tutti, perché fa parte, diciamo, è sulla bocca di tutti, è di pubblico dominio, il Next Generation EU, questi 750 miliardi di euro che dovrebbero arrivare dal bilancio dell'UE, prima della pandemia appunto la Commissione si era impegnata a spendere direttamente su obiettivi relativi al Green Deal il 37% di questi fondi. Adesso bisognerà vedere con il recovery plan e con i vari piani nazionali se questi numeri verranno confermati, però diciamo questi sono gli impegni vincolanti che si è presa. La strategia Farm to Fork di cui vi accennavo prima, anche qui la faccio vedere in maniera abbastanza rapida, poi magari possiamo fare degli approfondimenti successivamente. È stata pubblicata con una comunicazione della Commissione lo scorso 20 maggio, quindi una strategia per un sistema alimentare eco, sano e rispettoso dell'ambiente. Capite che il fatto che non sia stata inclusa per il momento nella riforma della PAC suona piuttosto strano, insomma. E quali sono gli obiettivi al 2030? Il 50% di pesticidi in meno, quindi ridurre l'uso di pesticidi chimici, di sostanze chimiche, ridurre la perdita di nutrienti per quanto riguarda la fertilità dei suoli, quindi ridurre del 50% la perdita di nutrienti, che si dovrebbe tradurre in un 20% in meno di uso di fertilizzanti. Ridurre la vendita di antimicrobici per quanto riguarda gli allevamenti e l'acquacultura, e poi, un obiettivo di cui poi parleremo oggi più approfonditamente, aumentare la percentuale di superficie agricola utilizzata a biologico al 25% in tutta l'UE. Anche qui vi lascio una serie di link, vi faccio vedere, vediamo se abbiamo tempo, sì, abbiamo ancora una decina di minuti, vi faccio vedere il link alla coalizione Cambiamo Agricoltura, di cui noi siamo membri, che vi riassume in questo decalogo quelle che sono le critiche e le proposte che il movimento ambientalista fa a livello nazionale riguardo per la riforma della PAC. Quindi, come vi diceva anche il professore prima, è un periodo di definizione della nuova politica agricola comune, quindi il nostro contributo è importante, la nostra azione di lobby proprio cosiddetta è importante per cercare di avere, visto appunto che il prossimo periodo di programmazione sarà decisivo per il raggiungimento degli obiettivi al 2030, cioè cercare di aumentare l'ambizione in materia di sostenibilità ambientale e emissioni. Tornando alla presentazione, questa vi lascio il link alla strategia UE sulla biodiversità 2030, non facciamo in tempo ad approfondirla, ma chiunque volesse c'è il link, se la può andare a vedere. Adesso passiamo una decina di minuti sui cambiamenti climatici. Allora, innanzitutto che cosa sono? Io qui vi lascio il sito di nuovo dell'IPCC, cioè l'Intergovernmental Panel on Climate Change, che è il gruppo di scienziati che fa riferimento alle Nazioni Unite, che studia cambiamenti climatici.
La definizione quindi dell'IPCC è un qualsiasi cambiamento del clima nel tempo dovuto alla variabilità naturale o come risultato di attività umane. Allora, chiaramente, lo vedremo dopo, qual è la differenza nelle tempistiche, cioè il cambiamento climatico nel tempo dovuto a variabilità naturale copre un lasso di tempo che va sulle migliaia, vicini di migliaia di anni. Quello risultato di attività umane è molto più rapido e si parla appunto di un ordine di grandezza in meno, quindi parliamo di un secolo, 100-105. Qual è la causa, quali sono le attività antropiche causa del cambiamento climatico? L'aumento delle concentrazioni di gas a effetto serra dovuto appunto alle attività antropiche e in particolare all'uso di combustibili fossili. Non vi approfondisco, diciamo, nel meccanismo dell'effetto serra, perché immagino che lo abbiano riproposto in tutte le salse, in tutto il vostro percorso formativo. Limitiamoci a dire che appunto la radiazione solare rimane intrappolata all'interno dell'atmosfera quando aumenta la concentrazione di gas serra all'interno di essa. Quali sono questi gas serra? Non è solo l'anidride carbonica, quindi quando si parla di CO2 sarebbe più corretto dire CO2 equivalente, perché ci sono vari gas a effetto serra. Si dice CO2 equivalente perché la CO2 è quella che viene presa a riferimento, diciamo, quindi l'effetto climalterante dell'anidride carbonica è quello che viene considerato unità di misura per misurare con tutti gli altri gas. Per l'agricoltura è particolarmente rilevante, ad esempio l'ossido di diazoto, che riguarda, viene emesso durante l'uso di fertilizzanti. Allora, come vi dicevo, la causa principale dell'emissione dei gas a effetto serra sono le fonti fossili di energia, quindi i combustibili fossili, creano tutta una serie di effetti e di circoli viziosi che io qui vi lascio, possiamo approfondire per quello che preferite. Se volete, chiaramente. Quindi qual è poi, diciamo, per l'agricoltura, qual è uno dei più l'agricoltura è più sensibili, fenomeni più violenti a livello di sistema climatico e a livello meteorologico. Qui vi do un grafico, questo appunto riguarda sempre gli studi fatti a livello globale, ve l'ho inserito perché vi capiterà probabilmente spesso da qui in avanti di battervi in queste proiezioni. Queste sono appunto dei modelli previsionali, quello in rosso è quello modelli previsionali al 2100, quindi alla fine di questo secolo, quello in rosso è quello che riguarda lo scenario peggiore, il cosiddetto business as usual, cioè come se non venissero attuate, non venisse attuata nessuna della politica, non venisse rispettato nessuno degli impegni che è stato preso, quindi mantenendo le politiche come sono ad oggi, cioè le azioni come sono ad oggi, mentre invece, quindi questo RCP 8,5 è 8,5 sono i watt per metro quadro, quindi la radiazione solare incidente al 2100 se non venisse fatto nulla a livello di politiche per la riduzione delle emissioni. RCP 2006, 2.6, appunto è sempre la radiazione solare, e questo considera come se noi riuscissimo a raggiungere un picco intorno a metà secolo, 2050-2060, e poi tramite appunto l'attuazione delle politiche si riuscisse a ridurre le emissioni climalteranti fino ad arrivare a una diminuzione sensibile per fine secolo, e quindi mantenendo questa radiazione solare aggiuntiva, scusate, questa non è crescente, questa è il forzante radioattivo, quindi la radiazione solare aggiuntiva rispetto a quella che già c'è dovuta all'effetto serra, si riuscisse a mantenere questa radiazione aggiuntiva a 2,6 parti per metro quadro. Questi sono i due scenari, caso peggiore, caso migliore, tra virgolette. Come vedete, in questo caso il grafico è quasi tutto di colore rosso, se non peggio, cioè aumenti di temperatura che vanno oltre i 3-4 gradi.
Perché sono dannosi i livelli di aumento di temperatura intorno ai 4 gradi? Perché l'IPCC nelle sue pubblicazioni ha individuato il limite da non superare come un aumento della temperatura media globale pari a 2 gradi, i famosi più 2 gradi, rispetto ai livelli pre-industriali, quindi metà dell'Ottocentocinque. Vi lascio anche una slide sull'attività del Papa Francesco, cui va dato atto di essere uno dei più attivi appunto nel tema, il link a un'udienza che lui ha tenuto nel 2019, di vertice di compagnie petrolifere per sensibilizzarli in merito. Il 2020 è stato l'anno della pandemia, ma passato un po' sotto silenzio, è stato anche l'anno più caldo registrato in Europa di sempre, alla pari col 2016. Io qui vi faccio vedere anche il sito di Copernicus, poi quasi terminato, un paio di minuti, così siamo nei tempi. Copernicus è un programma dell'Unione Europea per il monitoraggio dei cambiamenti climatici. Volevo far vedere, per corroborare la mia tesi precedente, ossia l'aumento di temperatura dovuto a attività antropiche. Questi sono i livelli preindustriali, come dicevo, metà del XIX secolo. Come vedete, l'aumento di temperatura attuale, che già è superiore a un grado, è avvenuto quasi tutto a partire dagli anni 30 del secolo scorso, quindi in poco meno di 100 anni la temperatura è aumentata già di un grado, con un andamento non lineare. Tra l'altro, questi sono vari metodi di misurazione e concordano tutti in questo andamento quasi iperbolico di aumento della temperatura. Torniamo alla presentazione. Come vi dicevo, quindi è stato l'anno più caldo registrato insieme al 2016. Qui i cambiamenti climatici, l'agricoltura, diciamo le emissioni, la pubblicazione dell'ISPRA riguardo alle emissioni di gas serra in Italia divise per settore. Come vedete, l'agricoltura tra i settori con emissioni più basse, però come vi dicevo, l'Unione Europea chiede agli agricoltori sia di ridurre le emissioni legate alle proprie attività, sia di contribuire a compensare quelle degli altri settori. Io poi chiudo con questo esercizio che faccio spesso e ancora di più in occasione di questi seminari, cioè vado su Google come appunto un normale cittadino e cerco i cambiamenti climatici in un territorio di riferimento. Per il Molise devo dire che sicuramente ci sarà qualche cosa, ma se c'è, non è proprio, diciamo, direi un po' nascosta, perché ho trovato veramente poco, quindi magari se c'è qualcuno faccio un appello per mettere più in vista i dati, le pubblicazioni, e se esiste uno sportello sui cambiamenti climatici. Vi lascio comunque alcuni link, in particolare il libro bianco della Rete Regolare Nazionale, dopo avrei appunto Danilo Marandola che ci parla, quindi vi faccio un lancio per il suo intervento. E poi appunto un articolo che riguarda la preoccupazione di Coldiretti, associazioni di categoria per dei fenomeni meteorologici estremi, caldo anomalo, siccità, di cui parlavo prima, e poi il report sul rischio clima in Italia, quindi anche questo riguarda tutto a su scala nazionale, ma c'è anche poi un focus regionale per le varie regioni. L'Iustus non ve lo faccio vedere perché, diciamo, lo lascio nella presentazione. Io vi ringrazio per la vostra attenzione, se appunto resto poi a disposizione successivamente per il momento di dibattito, per qualsiasi domanda vogliate porre. Grazie a tutti, grazie di nuovo anche all'Università del Molise per averci ospitato oggi. Lascio la parola a Clementina. Grazie Eugenio. Sì, poi ogni approfondimento, appunto, come abbiamo ricordato all'inizio del seminario e come vi ha detto anche il professor Belligiano, tutti i materiali di questa mattinata saranno disponibili online sulla pagina dedicata al progetto sul nostro sito e che condivideremo anche con i vostri docenti. E sarà parte anche del materiale didattico utile anche all'esame.